A parte che compri tu le bottiglie vuote e dentro ci metti la DRR, non la dobbiamo dire. No, non la dobbiamo dire. Quale dobbiamo fare la sigla? Sì, ma vedi che se vuoi so fare la beatbox. Vediamo. Pum, pa, patum, patum, pa. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video di Crazy Onion! Bene, oggi ospite d'onore qua davanti, mi sa che avete visto passare anche qualcun altro. Comunque oggi andremo ad assaggiare la Premium Craft Lager Santa Rita del birrificio Barcellona Beer Company. Che fanno a Barcellona? Che fanno a Barcellona, suppongo. È una lager. Barcellona sì. Quale? Barcellona Pozzo di Gotto. Barcellona Pozzo di Gotto. Ovviamente. Andiamo subito a versare la birra. Siamo sicuri che il bicchiere è giusto? No, il bicchiere non è giusto sicuramente, però è un bicchiere universale, quindi okay. Andrà bene così, perché diciamo non abbiamo altro, quindi anche volendo non possiamo fare altro. Aspetta. Non no. La dobbiamo assaggiare. Cosa ci dobbiamo aspettare? Allora, è una lager, nel sito non ci dice niente, quindi ci possiamo aspettare di tutto e di più. Cioè la descrive però in maniera molto descrittiva, non tipo che è una buona birra da bere in determinati contesti, però non ci dice esattamente insomma i sentori che dovremmo percepire. Ok, allora l'odore, cosa senti tu all'odore? Io con i sensi sono zero, di solito è Francesca che si occupa di fare Francesca non c'è. Oggi non c'è, mi dispiace. Cioè può anche non sapete niente, cioè, non è che per forza deve È una lager, quindi è una birra tranquilla, cioè malto, orzo, ma non so altro. Allora sicuramente insomma qualcosa di maltato si sente. Mm-hmm. Secondo me ora il gusto ci aiuta un pochettino. È una buona lager. Bah, devo dire che cioè alla fine ragazzi la lager non è male. Vai come se fosse a casa tua. No, però davvero uno ti si aspetta da una lager una birra un po' piatta, semplice, piatta. Leggera, semplicemente da bere quando c'hai sete. Invece questa ha un gusto. No, allora devo dire, non so definire esattamente quale cosa c'è, come si fa, cioè nel senso, magari nelle IPA tu lo senti che c'è il tropicale, che c'è, insomma, ci sono diverse situazioni, no? Qui è un pochettino più difficoltosa. Però devo dire che è una buona birra, molto beverina, molto anche estiva volendo. Sì. Da bere in compagnia e in relax, cioè è una di quelle birre che non ci nerdi sopra, nel senso non è che tu ti metti la mia che spaziale, buonissima, no? No, però te ne bevi anche due, tre. Sì, te ne bevi, la gradazione alcolica sarà anche molto bassa, suppongo, se la troviamo. 4 e 4, diciamo che siamo quasi, se ne sta giocando tutte ore. E poi devo dire che ha un bel nome. Sì, ha un bel nome, la lattina è anche carina. È carino. Sì, la lattina è carina. Niente, quindi ragazzi, se vi capita, provatela, assaggiatela e fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Ricordatevi sempre di farci sapere qual è la vostra birra preferita. Esatto. E basta.
iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Quando dico togli la campanella, devi prendere quella. Aspetta, che significa iscriversi al canale? Questo è un canale YouTube. Ah, adesso, ok, scusa. Iscriversi al canale nostro, YouTube, sì. Sì, no? Nostro. No, sì. Mio, tu. Non c'è. Mio di adesso. Tu non c'è. Prendi quella. Attivate la campanella, suona, per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Tutte ore per il intervallo.